Amici di Ettisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Abbiamo il grande piacere di avere oggi il nostro ospite, il difensore del Circolo Nautico Posillipo, Andrea Scalzone. Ciao Andrea, benvenuto, grazie per aver accettato di essere in nostra compagnia. Buongiorno, buongiorno a voi. Andrea, iniziamo da quello che è stato il vostro ultimo impegno ufficiale. Quale eredità vi ha lasciato il pareggio conquistato nell'ultimo turno alla Scuderi contro l'ADR Nuoto Catania? Qual è l'eredità? La consapevolezza di poter fare grandi prestazioni su tutti i campi, diciamo, delle squadre più o meno alla nostra portata. La dimostrazione sta nel fatto che abbiamo dominato la gara praticamente per 3 tempi, come già c'era successo in alcune precedenti partite. Mi viene in mente Salerno, dove siamo stati in partita anche lì, una prestazione buona sia di gioco sia proprio a livello mentale. Però, diciamo, dall'altro canto è drammatico di non essere riusciti a portare la vittoria a casa per delle situazioni, ma soprattutto errori nostri, di una pessima gestione dell'ultimo tempo. Allora, se devo dedurre che se ti chiedo la tua valutazione complessiva del risultato è quella di un successo mancato o della soddisfazione per il primo risultato positivo in trasferta, tu scegli per la prima. Sì, cioè non voglio essere presuntuoso, però abbiamo dimostrato che nella partita la potevamo vincere, anzi, veramente la stavamo dominando. Poi, sicuramente, complimenti a Nuoto Catania che l'ha recuperata e hanno giocato un ottimo quarto tempo con intensità e l'hanno recuperata. Ma noi sicuramente siamo tornati, almeno io, ma tutti, anche diciamo, vedendo le reazioni dei miei compagni e della squadra, siamo tornati con il rammarico di non averla vinta. E quella deve essere la mentalità, quella di essere consapevoli che queste partite le possiamo e le dobbiamo. Ma quello che tu hai detto prima, abbiamo già giocato, offerto delle ottime prestazioni, scusami, e non siamo riusciti a concretizzare nel quarto tempo. Può essere legato all'età media molto bassa della squadra, un peccato di inesperienza, è una questione di automatismi da rodare, di condizione mentale da allenare. Come possiamo analizzare questa situazione? Allora, dato che è una situazione che si è ripetuta già più volte, sicuramente dobbiamo analizzarla. Dire che diciamo, la causa è il fatto che siamo una squadra molto giovane, con molti ragazzi nuovi e molti alla prima esperienza in A1, sì, è la cosa più semplice da dire. Quindi ce ne potremmo uscire immediatamente dicendo sì, siamo una squadra giovane, quindi abbiamo bisogno di tempo. Però non vorrei che questa poi fosse una scusante proprio per noi, per deresponsabilizzarci e dire vabbè, tanto siamo giovani, abbiamo tempo. Il tempo ce l'abbiamo, ma neanche tantissimo, cioè dobbiamo cominciare poi a concretizzare, perché poi queste occasioni a fine anno Pesano. contano e bisogna fare tutto. Assolutamente. Quali sono gli aspetti del gioco su cui questo gruppo può crescere maggiormente? Lo hai detto tu, siete un gruppo giovane, un gruppo che lavora insieme da poco più di 2 mesi, quindi penso che margini di miglioramento ce ne siano ancora tanti. I margini di miglioramento ce ne sono tanti, assolutamente. Secondo me, soltanto dal punto di vista mentale, perché abbiamo dimostrato che quando c'è, a livello di gioco, la squadra c'è, quando mentalmente reggiamo, la squadra a livello di gioco c'è. Poi ognuno di noi, ma nei più piccoli, ma anche nei più grandi, ognuno può migliorare in moltissimi aspetti, ma questa è la base proprio dello sport. Cioè non si finisce mai di migliorare, soprattutto in giovane età, ma anche io mi accorgo che giorno dopo giorno, cioè, ho sempre da imparare, da apprendere in varie fasi del gioco. Quindi sì, però è più l'aspetto mentale quello che conta. Certo,
Sabato prossimo si torna a giocare. Questa poi lo vediamo. È una delle novità di questa stagione. Si gioca tutte le settimane. Forse non eravate neanche più abituati. A Santa Maria Capua Vetere arriva la Waterpolo Milano Metanopoli. Formazione reduce dalla prima vittoria in campionato per un nuovo scontro diretto. Che partita possiamo prevedere? Beh, è uno scontro diretto, è inutile nasconderci, è una sfida salvezza al momento. Noi siamo carichi, consapevoli della nostra forza, vogliamo migliorare gli errori che abbiamo fatto finora. Ci aspetta una Metanopoli che sicuramente verrà agguerrita col coltello fra i denti, perché è indubbio che anche per loro è una sfida importantissima. Verranno galvanizzati da questa vittoria che hanno fatto con la Lazio, una bella vittoria davanti al loro pubblico, quindi verranno molto gasati. Sarà una sfida veramente bella da vedere, da giocare. Non vedo l'ora, non vediamo l'ora che arrivi sabato per vedere Per come andrà a vedere finire. come va questa partita. Quali Esatto. fattori secondo te potranno risultare decisivi per portare a casa l'intera posta in palio? Ti lancio una piccola provocazione: vincerà chi riuscirà ad imporre il proprio gioco o chi sbaglierà di meno? Ma questo lo vedremo. Sicuramente loro dalla loro hanno qualche giocatore di esperienza che può fare la differenza. È inutile nasconderlo, fra tutti Giuliano Mattiello, che diciamo, è un giocatore che tecnicamente, cioè, non devo io presentarlo, quindi bisogna stare Diciamo attenti. che in giornata di grazia Giuliano ti fa anche vincere la partita da solo. Sì, quindi noi lo sappiamo, ci abbiamo condiviso anni e diciamo assolutamente, ma non è solo Giuliano, hanno comunque anche Lanzoni, la coppia di Centrobuoa, che è una buonissima coppia di Centrobuoa con Musillacchi e Novara, hanno uomini di esperienza tipo Perez, comunque la squadra c'è. Noi anche, quindi sicuramente sarà una sfida alla pari e vincerà, secondo me, chi alla fine sarà più calmo nei momenti decisivi, con la calma che serve in quei momenti per chiudere le partite. Chiudiamo con un'ultima battuta, lo hai detto tu, tra gli elementi di spicco del Waterpolo Milano Metanopoli c'è il grande ex di giornata, tuo amico Giuliano Mattiello. Che emozione proverai sabato quando lo vedrai entrare sul piano vasca con una calottina diversa da quella che hai indossato per tanto tempo? Allora, già mi fa strano solo pensare di giocarci contro. Guardi, la verità, io non ci ho mai giocato contro. Cioè, abbiamo cominciato praticamente insieme quando avevamo 13 anni, 14 anni, Posillipo. Poi, diciamo, lui è già una volta andato ai canottieri. Io anche per qualche anno non ho giocato al Posillipo, ma non mi è mai capitato di giocarci contro. Quindi, sinceramente, non so prevedere che effetto mi fa. Naturalmente, una volta cominciata la partita, sarà un avversario come tutti gli altri, ma questo lo stesso vale sicuramente da parte sua. Ognuno di noi cercherà di portare la vittoria a casa, perché purtroppo in questo momento ci troviamo a difendere due colori diversi. Dopo, naturalmente, amici come prima, sicuramente sabato sera si uscirà insieme, vediamo. Vediamo, va bene, e con questo auspicio chiudiamo la nostra chiacchierata. Ringrazio Andrea Scalzone per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Andrea, grazie. Ciao Andrea, grazie a te, buonasera a tutti.